Oggi, in questo episodio di Super Quark, analizzeremo la natura delle scimmie. In questo momento non si vede bene, ma laggiù c'è una scimmia alla fermata del pullman. E quella scimmia chiameremo scimmia Hamza. Ma adesso analizziamo per bene già le scimmie che conosciamo. Una è ammalata, quindi purtroppo non potremo parlare della scimmia del freddo, ma possiamo parlare di lui, la scimmia del riso. Ecco qua la scimmia del riso. Ciao. Adesso qua a Super Quark analizzeremo la scimmia del riso. Questa scimmia si nutre prevalentemente di riso. Non è vero. Riso e derivati. Quindi sushi, Gohan, sushi to Gohan, kudasai. Oggi No, non è un Fermo, fermo. È un cappuccino scaduto. No, era la gialla lassù. Ma porco dio, che ora uscì dalle 7:10? Sì. Mica non devo dire alle 7:10, devo dire alle 7. Adesso la scimmia del riso si farà vedere come normalmente scavalca un mondo. Veramente incredibile. Ma adesso passiamo alla natura dei coccodrilli. Come sentite, ci sono anche i lupi che smettono di abbaiare quando parlo. Comunque, tra pochi secondi vedremo la scimmia per eccellenza. Non per eccellenza perché non è calabrese. Non c'è. È nascosto nella sua tana, andiamo a vederlo. Oggi a Super Quark vedremo due scimmie incontrarsi. Chi avrebbe paura di un gattino così? Nessuno. Peccato però che è nero e proprio per questo un sindaco di un paese vicino Pavia ha pensato bene di metterli ai margini della strada, ben inteso, gattini neri, finti, questo come deterrente per evitare gli eccessi di velocità. Secondo il sindaco, infatti, gli italiani hanno più paura del gatto nero che attraversa la strada di un autovelox. Peccato però che la paura di investire un animale ha portato molti automobilisti a frenare all'improvviso e questo ha determinato una serie di tamponamenti a catena.